Ciao amici, oggi realizzeremo le spinacine ai semi di sesamo. Iniziate tritando 250 g di petto di pollo. Aggiungete circa 200 g di spinaci freschi, io a dire il vero non li ho utilizzati tutti, ma quanto basta. Tritate con il vostro robottino e unite un uovo grande. Mescolate e condite con parmigiano a piacere, oppure pecorino, quello che preferite, pepe nero macinato, un po' di noce moscata, del sale e una manciata di pan grattato, che servirà semplicemente per staccare il composto dalle pareti della boule. Aggiungete poi un filo d'olio e formate delle spinacine. Passatele delicatamente nel pan grattato e adagiate su teglia oleata. Distribuite il pan grattato dappertutto, mi raccomando. A questo punto versate sulla superficie un po' d'olio e dei semi di sesamo. Infornate a 220 gradi per 25-30 minuti. Ecco pronte le mie spinacine fatte in casa. Serviamole calde. Un po' di olio di cottura, che peccato buttarlo. Sono buonissime, leggere e morbide. Ora però facciamo un test di bontà. Non ci sono parole. Ciao!